mister Giampaolo, allora partita di grossa sofferenza, avete perso anche un uomo importante. Quanto valgono queste vittorie, soprattutto in questo inizio di stagione? Valgono tantissimo perché veniamo in un campo particolare, molto, molto stretto, un campo piccolo, quindi trovare trame di gioco è molto difficile. Quindi abbiamo impostato una gara, soprattutto nel secondo tempo, completamente diversa da quella che avevamo immaginato. Quindi complimenti veramente ai miei ragazzi che quando mi ascoltano così come fanno mi regalano tante soddisfazioni. Questa vittoria vale moltissimo. Manfredonia è una squadra organizzata, ha un tecnico che fa giocare bene i propri giocatori, ha una ossatura di giocatori veramente buona, 5-6 elementi da playoff, quindi complimenti a loro e faranno un grande campionato. Ha dovuto giocare anche senza Kaká ad un certo punto, che ha perso per l'espulsione. Purtroppo sì. Molta fase difensiva, si aspettava qualche ripartenza in più? Ma abbiamo avuto tante ripartenze, purtroppo non concretizzate, abbiamo avuto 3 palle a porta vuota con il portiere di movimento loro, la partita poteva finire diversamente, come potevano anche pareggiare gli nostri avversari, quindi diciamo che ci prendiamo la bellezza di questo risultato e poi analizzeremo la partita in video e vediamo quello che potevamo fare meglio. Qual è l'obiettivo di questa squadra? Non abbiamo... Fermare la posizione dell'anno scorso o cercare di... Ma guardi, con il presidente abbiamo costruito una squadra importante sicuramente, però non ci siamo dati un vero e proprio obiettivo. Noi cerchiamo di divertirci sabato dopo sabato e cercare di fare il massimo possibile per la nostra tifoseria, per il nostro club. Che Serie A sarà, mister? Sarà una Serie A equilibrata, è una Serie A piena di equilibrio, una Serie A molto tecnica, molto equilibrata, non ci sono squadre che vedo in difficoltà e quando ci vai a giocare partite semplici sarà veramente affascinante. 8 partite a settimana dove tutte e 8 hanno dei risultati incerti, questo renderà il campionato bellissimo. Quanto vale il pubblico di Manfredonia? Ma tantissimo, io li ringrazio, mi hanno regalato un grande applauso a fine partita, li sono andato a salutare. Per me è stata un'emozione perché ricevere così tanti applausi al termine di una gara per un allenatore vuol dire aver fatto il proprio lavoro bene e in maniera corretta, quindi veramente grazie al pubblico di Manfredonia. Grazie e buon campionato. Grazie a voi.